Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server Trash con Cat Quest. Allora, la prima tranche di gameplay è stata caricata sul canale, cioè dal gameplay numero 1 al gameplay numero 10. Quindi questo è il primo gameplay che registro dopo aver letto i vostri commenti sugli ultimi episodi. Signori, un paio di cose prima di cominciare. Io mi rendo conto che possa essere frustrante vedere qualcuno che gioca in un modo diverso, ok? O comunque non proprio sovrapponibile al proprio modo di giocare. Però, oh, mamma mia, e siate un po' elastici, porca di una gran puttana, perché altrimenti mi fate passare la voglia di leggere i commenti. Non di giocare perché il gioco mi piace moltissimo, però... cioè, io vorrei anche leggere dei commenti che non siano Sinergo ti sei perso questo, Sinergo ti sei perso quello. Non è facile stare qui e parlare continuamente mentre si gioca, anche se il gioco è molto semplice. E poi un'altra cosa. Tutte le cose che mi avete detto nei primi episodi in realtà non hanno molto senso, o perlomeno hanno senso perché avete ragione voi, ma ho ragione anch'io. Perché se io da un'arma riesco a ricavare attacco, mi aspetto che da un'armatura io riesca a ricavare difesa. E fino a che non ho capito che c'è uno scudo là in alto, perché le prime armature non ce l'hanno quello scudo, pensavo che i parametri in basso fossero difesa da attacco fisico, difesa da attacco magico e aumento di vita in generale. Quindi pensavo che le armi dessero parametri di attacco e le armature giustamente dessero parametri di difesa. Tutto qui, ragazzi, non c'è scritto da nessuna parte che siano dei buff in tutti e due i casi per gli attacchi. Quindi perdonatemi se non c'ho una palla di cristallo. Andiamo avanti. Ok, c'è sto... oh no, 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 che palle! Ma davvero? Allora, sto drago qui sarà veramente un dito in culo, perché è circondato dai minions più fastidiosi che si potessero trovare. Ah, un'altra cosa, signori, io ho le mie magie, ma non le ho ancora sbloccate tutte, perché sto semplicemente esplorando la mappa man mano che vado avanti con le quest. E non sto sempre a collezionare poteri magici, anche perché vorrei imparare a padroneggiare quelli che ho piuttosto che averne 150 e provarli così un paio di volte l'uno. Per esempio, sulla versione mobile, perché ho anche la versione mobile di questo Cat Quest, ho già sbloccato molti molti più incantesimi, perché è molto più difficile combattere con la spada, perché non ci sono le schivate, è tutto molto molto più lento nella versione mobile, e quindi se non usi tutti gli incantesimi per uscirne vivo non ce la fai mai, ma proprio mai nella vita. Però vi consiglio comunque di provarla quella versione, perché il gioco è uguale, identico, stesso tipo di dialoghi, stesso tipo di nemici, è proprio identico. Però manca questo, manca il roll, quindi bisogna semplicemente allontanarsi dall'area di attacco, ecco, in questo modo qui, proprio come se io camminassi e basta. E non so se per questo gli attacchi siano più lenti, per darci l'opportunità di allontanarci anche senza roll. Penso di sì però, eh. Penso di sì. In alcuni casi ci si trova davvero scomodi a giocare sul telefono, e io pensavo di poter connettere un gamepad al telefonino, invece no, non si può. Quindi sappiate questo prima di scaricare la versione mobile, che non è questa che state vedendo. Non c'è il roll e gli attacchi con la spada non sono così action. Niente, tu clicchi sul nemico e il gatto attacca da solo finché non smetti tu di attaccare allontanandoti. Ma non c'è il tasto per l'attacco, non esiste. E che cazzo, vedete quanto li odio questi? Ho capito il loro moveset, non è neanche troppo complesso, però hanno sta cosa che dà un fastidio porco. Veramente. Ti puoi dare due colpi, poi fanno sta cosa. Uno, due, tre, due colpi e ripartono con quella merda. Guardate, è proprio una rottura di palle. Ah! Tra l'altro sono
Guardate, sono veramente tosti. Tra l'altro danno fastidio durante una boss fight. E il nuovo drago che dobbiamo affrontare è circondato da quegli schifi. Sono molto preoccupato da questa cosa. Siamo a livello 33 però e non dobbiamo buttarci giù. Allora, vediamo un po'. Abbiamo qualche bacheca da saccheggiare? Non lo so. Però mi sono ricordato giusto adesso che abbiamo sbloccato la passeggiata sull'acqua. Ma qui c'eravamo stati? No, perché c'è un punto interrogativo, quindi credo che... Ecco, infatti. Qui possiamo sbloccare un altro incantesimo e questo qui l'ho già sbloccato sulla versione mobile. Voi direte, quando hai giocato alla versione mobile? Sono stato a Genova e sull'aereo non ho fatto altro che giocare a Cat Quest. Quindi ho giocato lì. Attacco... Allora, io volevo tenere un modus operandi un attimino più pulito, cioè volevo tenere gli attacchi sui dorsali e invece i curativi e via discorrendo sui grilletti, ma adesso come adesso ho tre attacchi. Ho R1, L1, niente, questo devo metterlo per forza su L2. Per forza. Lo potenziamo anche. Ok, adesso vi faccio vedere una cosa, cioè faccio vederla a chi non ha ancora giocato Cat Quest, che tra l'altro l'avete giocato in tantissimi, l'avete comprato in tantissimi grazie ai miei gameplay e sono felice perché vuol dire che se porto una cosa bellina, voi poi non solo guardate i gameplay ma comprate anche il gioco, quindi sono lieto di questo. Questo fa di me un influencer, purtroppo o per fortuna, non lo so. Allora, adesso facciamo una prova. Fuoco, ghiaccio, fulmine. Devo ricordarmi però... Allora, il ghiaccio va verso l'alto e verso il basso come attacco. Quindi ghiaccio. Fulmine va di lato e il ghiaccio va verso l'alto e verso il basso. Però devo ricordarmi dove stanno. Allora, fuoco e ghiaccio sono i dorsali, quindi mi ricorderò fuoco, ghiaccio. E poi curativo. Ok, vabbè, adesso non ho mana. Curativo su R2 e fulmine su R2. Sì, no, su L2. Ok, Madonna, ma è una missione livello 11? Ma ce la facciamo senza problemi? C'è qualcuno che va in givro? Con Avria... Perché parla così? Aiutatemi a trovarlo. Ma chi è questo? Eta Beta? Buongiorno, quella è la mia richiesta. Sono chef Vibrisse. Vibrisse, i baffi dei gatti si chiamano Vibrisse. Come vedete sono impegnata con il lancio del mio nuovo piatto, il pesce di Gattevruola. In Gattevruola. Quanti gatti ci sono qui? Ma ho visto qualcuno aggivrarsi furtivamente, sicuramente cerca di rubare la mia ricetta. Ragazzi, leggo normale perché non si può leggere con quelle V in mezzo alle palle. Non ci piacciono i gatti ladri, non preoccuparti, gli daremo la caccia. Ok, questa è la prima fase di una quest, che immagino diventerà anche un po' più difficile tra un po'. Nascondiamoci e osserviamo da qui. Tom Sawyer? Quel gatto è fermo lì, andiamo a interrogarlo. Ehi tu, contadino sospetto, cosa ci fai qui? È balzato via, ma ha lasciato una traccia, seguiamolo. Ragazzi, è scappato in quella segreta, assicurati che nessun mostro ci ostacoli, distruggili tutti. Una segreta livello 15, non è un grosso problema. Sperimentiamo. Madonna, il dolore che gli facciamo con... vabbè. Una segreta livello 15, noi siamo livello 6000 qui. Con il ghiaccio li rallenti veramente di cattiveria questi. Già sono lenti ad attaccare. Ok, apriamo sto forzierino.
Armatura carro armato peloso livello 10. A proposito, io non ho ancora controllato, in effetti, la mia... C'è qualche armatura che mi dia? No, Beh, perché questa roba che ho è veramente buona. Però, oh, la camicia da governatore, cioè, mi toglie veramente un botto di attacco magico. Ed è bruttissima, è veramente orribile. Però mi pompa tantissimo la vita, perché il governatore è un tizio palestrato, no? Mi dà un sacco di potere di attacco con la spada. Ecco, che in questo caso però non è che mi serva a molto. Qui dovrei avere tanto attacco magico. Cioè, in realtà converrebbe fare sto discorso ogni 2 secondi, perché, ecco, cioè, adesso con la tunica da mago qui faccio un male porco quando sparo incantesimi. Questa è una cosa che devo tenere in considerazione. Quando ci sono gruppi di nemici un po' variegati, magari non si può fare, perché devi fare di tutto un po'. Però quando ho delle aree precise, come in questo caso, tipo quelle manone vanno giù facile con la magia, e lì mi metto un attimino la tunica da mago, no? Qui non c'è niente, vabbè, usciamo. Un'altra traccia, andiamo. Aspettate, cambiamoci, mettiamoci l'armatura di Kit Kat, che è molto bella. Questa è molto bilanciata, perché comunque sia magia sia attacco all'arma bianca sono abbastanza pompatelli. Riesco a vedere che è andato intorno al lago. Esegui uno zoom indietro per vedere. Possiamo seguirlo o tagliargli la strada. Avevo letto tagliargli la testa, giuro. Allora, non mi va di seguirlo perché è un tragitto molto più lungo. Io gli andrei a tagliare la strada. Lo vedo davanti. Eccolo lì. Fermati, se solo muovi una zampa attaccheremo. Miau, non farmi del male, signor sangue di drago, ti spiegherò tutto. Io sono lo chef Zampe Pelose di Zamporto Ovest. Vibrisse è mia sorella. Ah sì? Tra di noi c'è una amichevole rivalità culinaria, ma qualcosa è andato storto. Cosa intendi? Di recente ha cominciato a comportarsi come se non mi conoscesse. Dovete aiutarmi, è mia sorella. Sei davvero preoccupato per lei? Bene, ti aiuteremo. Ci siamo convinti in un batter d'occhio proprio. Merci. Venite a Zamporto Ovest quando potete. Ecco, prendete questo. Devo dimostrarvi la mia gratitudine. Ah, proprio... Sarà meglio non parlarne con Vibrisse. A quanto pare la nostra prossima fermata sarà Zamporto Ovest. Eh sì, però mi stanno facendo fare dei giri allucinanti. Facciamo una cosa, diamo un'occhiata a queste altre cose che abbiamo ricevuto. Ecco, questo ci darebbe più vita. Mi sa che comunque sia l'elmo migliore quello che ho addosso adesso. Più 10 magia ci darebbe questo, davvero? Più 21 magia ci darebbe questo? Più 16 magia ci dà questa. Possiamo in effetti mettere su un completino da mago, niente male. Potremmo avere dei poteri magici violentissimi se facessimo questa cosa e imbracciassimo. Davvero? La spada ghiacciata. No, dai. Ah, ecco, più 17 magia. Forse così saremmo davvero delle macchine da guerra magiche. E abbiamo anche parecchio... Madonna. One shot, signori, one shot. Dicevo, avremo anche parecchio... scudo. Però adesso che io posso camminare sull'acqua, no? Cioè io adesso sto guardando la mappa come se... non potessi camminare sull'acqua, ma non è così. E voi non potete venire.
Posso farmi le cose cattive da qui. Madonna però se mi hanno fatto male. Mi hanno fatto malissimo. Ma posso... Posso devastarli. Con questo fatto che posso camminare sull'acqua gli faccio un danno mostruoso. Madonna ragazzi. Ma è la cosa più bella del mondo poter camminare sull'acqua in questo gioco. Sei praticamente al sicuro da tutto, dalle paure, dalle ipocondrie. Questo finché non troverò creature anfibie che possano fare entrambe le cose, cioè camminare sulla terra e sull'acqua. A quel punto sarò nella merda. E la Madonna, livello 50, no, mi fanno un culo come un... Ah, tu fai un po' di tutto, quindi, cioè, proprio ti... Bene. Ci sono un botto di rovine che non posso visitare. Cioè, se quella è livello 50, questa sarà livello 2000. 90? No, vabbè. Però intanto mi prendo esperienza. Cioè, entro, prendo esperienza e riesco. Non gli tolgo niente. Proprio niente, non si abbassa neanche la barra della vita. Cioè, un boss avrebbe meno resistenza, penso. Forse il drago che devo sconfiggere è meno resistente di questo coso. Vabbè. Meccaniche GDR, ragazzi, non ci possiamo fare niente. Per quanto siamo bravi a schivare e a combattere, potremmo farcela, ma sarebbe così tedioso. Questo è quello che odio dei GDR, sostanzialmente, Qui abbiamo un altro... A questo punto facciamo un favore a tutti e andiamo a scoprire anche Fusa Furiose. Ma cosa fa Fusa Furiose però? Vediamo un po' di che si tratta. Allora, adesso siamo... Siamo a un punto di stallo perché... Allora, io lo metterei al posto... Del fuoco? Il fuoco è un attacco ad area che mi piace molto, però dai, proviamo. Vediamo cos'è. Ricarica mana? No, aspettate, devo capire fuori da qui. Non capisco. Che cosa fa Fusa Furiose? Miglioriamola intanto, che tanto i soldi ce li abbiamo. Fusa Furiose, ma aumenta l'attacco? Potrebbe aumentare il nostro potere d'attacco? Ah, c'è scritto però, ti trasforma in un gigante. Ma non è vero! Fa più 60% di danno. Sì, avevo ragione io, è praticamente un buff di danno fisico. Non lo so. Adesso comincia a diventare veramente difficile scegliere l'incantesimo da equipaggiare. Davvero difficile. Che palle. Ora immagino che starete già impazzendo perché io ho letto con un ritardo di 30 secondi la descrizione di questo incantesimo. Il problema è che finora non ne ho mai avuto bisogno perché era chiarissimo. Fuoco, ghiaccio, cuore, quindi vita, fulmine. Era tutto molto chiaro. Questa è stata la prima volta che ho avuto bisogno di indagare. Quindi state tranquilli ragazzi. So che siete già là con la bava alla bocca che vi rotolate a terra perché... Però tranquilli, calmini. Allora, io potenzierei un altro po' questi incantesimi. 650, diventa sempre più esoso, giustamente, il mago, man mano che si va avanti. Livello 4. E niente, non possiamo permetterci più nulla. Abbiamo speso un sacco di soldi. Però
Mi piace l'idea che gli incantesimi siano efficaci. Porca miseria. E adesso mi trovo davanti a una decisione molto difficile. Allora, in realtà io l'incantesimo di ghiaccio lo uso poco. Questa è la verità. Lo uso poco. Questo invece potrei usarlo molto più spesso. 85, fregati. Allora, qua c'è un monumento che non ho ancora letto. Il lignaggio del sangue di drago si può far risalire ai vecchi maestri. Gli storici non hanno ancora scoperto il perché e forse non lo scopriranno mai. Va bene, ok. Ci sono altre cose. Isola dei mostri. Sì, ho capito, ma io immagino che l'isola dei mostri sia a livello N1000 proprio. Oh sì, vabbè, 80. 50, quasi fattibile, 60. Potremmo tentare questa miniera d'oro a livello 50, perché no? Un monumento, guarda, c'è un'iscrizione sopra. Si crede che i mostri provengano da quest'isola. Alcuni credono che i vecchi maestri fossero anche i loro creatori. Chissà se ce ne sono altre. Ma entriamo, diamo un'occhiata. È livello 50, quindi è pericolosissimo stare qua dentro. Se domani. Madonna mia. A me quelli lì viola mi rompono veramente le palle in maniera atroce. Ah, è vero però, mi ingrandisco. Ah, quindi il mio buff dura veramente poco. Sì, è un bel buff e si vede anche che divento più grosso, quindi però porca miseria. Mamma mia che palle. Questi li odio proprio. Tra l'altro, nonostante io possa camminare sull'acqua, non posso camminare sull'acqua in queste cazzo di segrete. E questo è un problema. Va bene, io direi che è troppo, troppo, troppo difficile anche per un livello 34. Baffato violentemente. Livello 2. Praticamente qua dentro entriamo a... Non avrò bisogno neanche della musica, della magia qui. Proprio... Vabbè. Ecco, se il gioco fosse tutto così, sarebbe davvero poco impegnativo. Ma in effetti un GDR non è altro che... giocare a un gioco finché le fasi avanzate non sono identiche alle fasi iniziali. Questo è un GDR classico. Baia della Gattaia, anche qui non siamo ancora stati, o sì? Non lo so. Livello 3, beh, qui sono dei badass. Facciamo una cosa, va. Velocizziamo ulteriormente il nostro attacco, va. Ci mettiamo addosso un po' di cose che fanno male. Madonna, one shot proprio. Un colpo solo, basta. Beh, qui siamo in una zona Felingard.
Allora, se io volessi proseguire con la mia... Aspettate, ma qui c'è proprio un villaggio? Allora, quella è l'isola dei mostri, ma qui c'è un villaggio con tanto di bacheca e tutto il resto. Quindi potremmo... Sì. Vediamo se le missioni sono... Livello 1? Come 1? Davvero? Non capisco. Allora, questa è un'isola. Quindi io sarei potuto arrivare qui solo tramite l'incantesimo che mi fa camminare sull'acqua. E allora perché le missioni sono di livello così basso? Non lo so, ragazzi. C'è qualcosa che non mi torna. Gentil città. Forse qui ci sono solo missioni facilissime. È una città rilassante in cui non ti devi impegnare a fare nulla. Tra l'altro deve essere una gran rottura di palle questo posto. Va bene, io penso che inizierò la prossima partita da qui, dalla gentil città. E per vostro piacere dormo di nuovo, così vedete questa bellissima animazione. Alla prossima!